Ugh, more Draugr. But these aren't moving. Are they dead? I mean, more dead? Boy. Not dead, not dead! Grazie a un evento organizzato da Sony, siamo stati in grado di trascorrere 2 ore e mezza in compagnia di Kratos ed Atreus, vivendo assieme a loro l'incipit del nuovo God of War. L'esperienza è stata quanto mai esaltante, visto che è riuscita a dissipare i dubbi che la nuova impostazione adottata dal titolo aveva fatto sorgere nei mesi precedenti. Per ovvi motivi di tempo, non è stato possibile avere una panoramica esaustiva in merito alla storia che farà da cornice ai nuovi massacri perpetrati da Kratos. Ma gli interrogativi messi in campo in queste fasi iniziali lasciano ben sperare. Appare dunque evidente come la demo testata sia servita principalmente a assaggiare la bontà del rinnovato combat system, che dopo i primi comprensibili attimi di spaesamento è riuscito a veicolare con sapienza le gustose sensazioni che i titoli passati erano riusciti a trasmettere. Il tutto a dispetto di un layout dei comandi radicalmente differente, con la coppia attacco normale pesante adesso relegata ai dorsali destri. Salutate le lame del caos, i fendenti dalla distanza sono resi possibili grazie alla possibilità di lanciare l'ascia in nostro possesso, che potremo sfruttare anche per colpire di rimando, in stile boomerang, quando la richiameremo a noi. Gli scontri, a dispetto del ridotto numero di nemici presenti sullo schermo, non hanno comunque perso la loro frenesia, a cui si è andato ad aggiungere un gradito pizzico di strategie in più. Questa, oltre che dalle rinnovate possibilità di offesa, è resa possibile dall'impiego di Atreus, che ad un certo punto dell'avventura potremo utilizzare come una sorta di attacco supplementare. Il figlio di Kratos potrà, difatti, colpire i nemici con il suo arco, così da distrarli e permetterci di finire ciò che abbiamo per le mani, oppure colpire alle spalle i bersagli del giovane. La prova, nonostante la sua relativa brevità, ci ha davvero convinto ed è servita a dissipare tutte le perplessità che si erano accumulate sin dal reveal di questo nuovo God of War. Il nuovo combat system sembra funzionare a dovere, nonostante la sua diversa impostazione, così come è apparso in forma decisamente sbagliante il sontuoso comparto tecnico che accompagna l'azione. Insomma, l'attesa per la release finale, prevista per il 20 aprile in esclusiva PS4, si sta facendo sempre più spasmodica.